parte con il destro e fa 1-0 Frosinone, spiazza Meret. Adesso Zielinski va col destro, Politano, pareggio del Napoli. Occhio a Di Lorenzo, la tiene di Osimhen, 2-1 Napoli, ricomincia da qui. E adesso Osimhen, in un lampo il Napoli. Duda, ancora profondo, Caprile esce male, Bonazzoli la gira in porta, che debutto con il Verona. Oh, serie di rimpalli in Zola, Biraghi, passa Biraghi, Biraghi in area col destro, la Fiorentina in vantaggio, quinto minuto appena iniziato. Sovrappone Caiode, libera spazio per Nico Gonzalez, sinistro, la palla è lì, Bonaventura, è raddoppio, 2-0 Fiorentina. Palla dentro, e il colpo di testa vincente per il colpo del 3-0. Con Bonaventura che pensa al tiro, poi l'assist per Mandragora. Superazione della Fiorentina, il punto esclamativo. Il pallone con la collaborazione di Artur, lo ributta dentro Frendrup, Biraschi, gran controllo, Biraschi la mette dentro, gol di Davide Biraschi. Freeze, la mette in mezzo, Lautaro, il nuovo capitano dell'Inter. Arnautovic, vuole mancino, Arnautovic dentro, secondo palo, Lautaro Martinez, un nuovo socio che gli fa l'assist. Già pronti invece dentro l'area di rigore, parte il cross, il gol è buono, Decetelare di testa. Zortea prende la mira, calcia, la infila lì. Luis Alberto dentro per Immobile, palla per Immobile, infallibile Ciro Immobile. Sinistra, non va per il cross, palla bassa, ancora per Anquist, controllo e sinistro, e palla dentro la porta, pareggio. Dentro, la Lazio soffre, Cornette prova a girarsi, palla che rimbalza Di Francesco, Di Francesco, come l'anno scorso. Belotti conquista palla, Belotti per riprendersi il gol di prima, Belotti, il gallo. Candreva davanti a Smalling, Candreva per la reazione della Salernitana, Candreva! Cambio scena, scavalcato Cristante, grande aggancio di Candreva, cosa ha tirato fuori? Arriva adesso il cross per la deviazione di Belotti, doppietta! Il sbaglia Sarraga, Vlahovic recupera, Chiesa al limite, può calciare raso terra, subito lui, subito Federico! Corsa di Vlahovic, sinistro, spiazzato Silvestri, prima Chiesa, poi Vlahovic, in 20 minuti. Lo passo e via, un fulmine Chiesa, poi il tacco per Cambiaso, il cross lungo su Rabiot, il buco di Silvestri, la testata. Pulisic prova la palla tagliata con il sinistro, arriva Reinders, la rimette in mezzo, Giro! Porta avanti il Milan! No, per il numero 11, tiro secco di Pulisic! E gol al debutto per il nuovo americano! Palla recuperata, Arrui, vuole andare fino in fondo, Arrui! All'angolino Arrui! E avanti! La bandierina, pallone sul secondo palo a cercare Romagnoli, poi prova! La tirata Monterisi, la prima volta! Atalanta con Ederson, cerca Zapata, si gira sul destro, Zapata! È un gol da attaccante vero! Panchina il cambio lato di Pablo Mari, Colpani, rientra Giasi su di lui, lo salta Colpani, Colpani! Capolavoro del Flaco! Raccoglie Ciurria, movimento di Dani Mota in area, anche Colpani! Perisa tocca ma non basta! Doppietta di Andrea Colpani! Buona, mette Racciano che vuole il destro, Rui Patricio lascia lì Duda! Sulla respinta, porta avanti Lellas! In posizione buona, partito dalla sua metà campo, insegue Smalling, sta arrivando a follow Ruscio, Gonghe, finta, doppia, Gonghe! Gonghe! 2-0 per il Verona! Da lì, zona tiro, stop, destro, deviato, palla ancora buona, Abel, ottimo, antiposto di lui, poi Awar! Il primo gol in Serie A, di Awar! Pulisic che conduce, può scegliere, c'è Loftus-Cheek, finta, poi passaggio a rimorchio, secondo palo, si chiude lo scambio con Cristiano.
Christian Pulisic. Vojvoda che vuole metterla in mezzo per Buongiorno e spinge Krunic, poi al volo mastica un po' la conclusione Ricci e alla fine arriva la deviazione di Skurs. Parte Giroud, spiazza Milinkovic-Savic, un altro appoggio su Leao, contromovimento di Krunic, palla imbucata per Theo Hernandez, segnalata totale. Parte Passetti, Giroud la incastra ancora alla grande, girando palla da arrivarci, mentre il Bologna con queste trame, attenzione Zirkzee, altro pallone offerto con Ferguson che lavora e stavolta non sbaglia il Bologna, è in vantaggio. Elin Junior, il cross per Vlahovic che gira di testa e si riprende il gol del pareggio. Parte Duncan, primo palo Nico Gonzalez nell'angolino, segna subito il numero 10. E Duncan sul secondo palo, c'è Sotil, cercato Duncan da solo, spinge in porta il punto del 2-0. Banda con l'aiuto di Ramadani recupera palla, anzi Raffia che calcia e la mette sotto l'incrocio dei pali, riapre la partita in Lecce. Banda sovrappone Dorgu, Banda cross a cercare Krstović, il debutto in Serie A, vale il gol del 2-2. Vediamo da che parte va, rientra poi, cerca Morbido, Retteghi non ce la fa, conclusione prova del Retteghi, di testa, il primo gol in Serie A. Osimhen col destro, fa 1-0 Napoli, Osimhen. Guara, apertura illuminante di Lorenzo. Alza la testa il nuovo 9 dell'Inter con la sovrapposizione interna di Dumfries che prova ad incrociare il destro, trova il secondo angolo, trova il vantaggio dell'Inter. Quello con grande precisione, cerca di alzare i giri del motore, Di Marco a spazio, Lautaro controlla, carica al sinistro, poi va sul destro Lautaro, infila Radunovic sul primo palo. È verso Camara, prova a mettere al centro per Luca, buona la sponda, Samardzic picchia ed entra in porta, risponde subito. Dribbling scarico, Candreva, in buca per Dia, eccola la giocata giusta.